Maestro Nanni Sale, presidente dell'associazione Progetto Farfalla di Nuoro. Ieri nella palestra dei Salesiani si è disputato il primo torneo Progetto Farfalla, inserito nel progetto Olimpiade. Tantissimi bambini che sono in qualche modo cimentati nell'attività sportiva e la presenza di Rosalba Forciniti, olimpionica, un grande talento dello judo. Abbiamo accolto circa 200 bambini che provenivano da tutta la Sardegna. È stata una giornata, nonostante il brutto tempo, è stata comunque una bellissima giornata all'insegna proprio della festa, dello sport, e soprattutto abbiamo onorato questo magnifico sport che è appunto il judo. Sì, Rosalba è stata fantastica, si è messa a disposizione per tutti i bambini, i nostri bambini sardi non tutti i giorni hanno la possibilità di vedere un'olimpionica durante una gara loro. E niente, è stata proprio veramente una bellissima festa. Quali i prossimi appuntamenti dal progetto Olimpiade? Prossimi appuntamenti del progetto Olimpiadi sono appunto continuiamo la collaborazione col Banzai Cortina di Roma che era presente ieri in via straordinaria a questa gara con i loro bambini. Poi Rosalba dovrà iniziare un progetto tecnico nella nostra palestra e poi ci stiamo preparando a un Trofeo Italia a Sassari. E poi inizieremo tutti gli stage estivi, quindi abbiamo tutti i ragazzi impegnati in un periodo di attività che si può dire dura 12 mesi l'anno.